Simbolismo, significato e realtà. Salvatore Satta e il giorno del giudizio. E questo è il titolo del libro di Manola Bacchis che è stato presentato presso l'UNLA di Oristano. Un progetto, un sogno dell'autrice che nasce come tesi di laurea e si concretizza poi con il suo libro. Però non è un libro semplice, non è un libro per tutti, o meglio è per tutti, ma se non stiamo a cercare il nome, e come dice la moglie Laura Satta Boschian, alla fine io posso definire mio marito come una penna e due valigie. Uno dei più grandi capolavori del Novecento, dice Leonardo Moro, che ha curato la prefazione del libro di Manola Bacchis. Il giorno del giudizio non è un romanzo, è una memoria. Scrivere non è il mio mestiere, diceva Satta, un giurista sardo presto diventato internazionale. È stato definito una memoria romanzata, questa definizione la sposa molto Manola, una l'ha inventata l'ultima, memoria romanzata. È stato definito romanzo, ma non è davvero un romanzo, perché è evidentemente è una raccolta di memorie molto veritiera, molto realistica, che viene fatta a posteriori, sull'onda della nostalgia, sull'onda della solitudine. L'autore è colpito da solitudine, ricordiamoci che scrive la Roma, o la Fregene, voglio dire. Una serata interamente dedicata a Salvatore Satta e al suo capolavoro grazie alle letture di Pino Porco e di Daphne Satta. Don Sebastiano si alzava, riprendeva il suo lume, e volgendosi verso quella massa scura dimenticata in un angolo diceva, solenne, tu stai al mondo soltanto perché c'è posto. E se ne andava, senza nemmeno augurare la buonanotte. Così finiva quella serata, una delle tante serate della vita familiare, della famiglia che Don Sebastiano e Donna Vincenza in tanti duri anni di discussione avevano pure creato. Riferimenti a fatti e a persone sono abbastanza chiari. Satta racconta di episodi vissuti da bambino con nomi e cognomi, seppur modificati in fase di pubblicazione. Un'opera come una ricchezza, un capolavoro universale tradotto in 19 lingue ed editato da 40 case editrici.